Un caloroso benvenuto a tutti i visitatori di Al via la 29esima edizione del Festival delle Città Medievali, organizzato dall'Associazione Musicale Enrico Sinduina con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Lazio, della provincia di Frosinone, del Comune di Ferentino e di Bancaragni Credito Cooperativo. La manifestazione si svolgerà dal 6 giugno all'8 dicembre 2009 e raccoglierà anche quest'anno musicisti affermati e talenti emergenti di indiscutibile valore artistico in un programma che comprende sia i grandi autori classici del passato che i protagonisti del Novecento, della musica contemporanea e della musica etnica. Palcoscenico della manifestazione sono le bellissime scenografie medievali delle cittadine di Anagni e Ferentino, della città termale di Fiuggi e di Frosinone. L'apertura del Festival delle Città Medievali sabato 6 ad Anagni. Per maggiori informazioni, email maria.pelliccione@virgilio.it. Dall'11 luglio fino al 20 settembre, al Museo Archeologico Lavinium di Pomezia, è in allestimento la mostra Il miracolo di fili di lana a pratica di mare, dell'artista 97enne Laura Marcucci Gambellotti. L'artista presenta al pubblico dei magnifici arazzi da lei eseguiti, alcuni dei quali inediti e attinenti al territorio pomezino. Al seguito di una grave malattia che le danneggiò la vista, l'artista lasciò i ritratti pittorici e si dedicò alle arti minori, realizzando opere che impropriamente possono essere definite arazzi, ma che sono un esempio di pittura praticata su tessuto, con gli strumenti del cucito e del ricamo. Il risultato finale dei suoi lavori sono delle figure, per maggior parte femminili, e paesaggi costituiti da punti di ricamo diversi ed inventati. Per maggiori informazioni visitate il sito www.museopomezia.it. Dal 31 luglio al 2 agosto, presso la zona artigianale Prati, a Rocca Gorga, in provincia di Latina, si ospiterà la quinta edizione del Rock Calling Festival, un festival fatto da musicisti per i musicisti. Con questo slogan, l'associazione culturale Rock Calling vuole far trasparire l'intento di creare una rassegna di qualità per gruppi emergenti, rispondendo alle loro esigenze. Saranno presenti spazi espositivi di aziende e produttori locali, uno stand gastronomico gestito dall'associazione e un parco attrezzato. Per maggiori informazioni digitate il sito www.myspace.com/rockcalling oppure inviate una mail a info@rockcalling.org. Sabato 25 luglio a Pescoroppiano, in provincia di Rieti, e a partire dalle ore 21, si svolgerà la 7ª edizione dell'incontro internazionale del folklore del Cipolano, organizzato dall'Associazione Culturale La Compagnia degli Zanni. L'evento prevede che gruppi folcloristici di tutto il mondo si riuniscano e mettano a confronto le tradizioni della propria terra, coniugando cultura, arte e spettacolo, nell'ambito di una piacevole serata ricca di colori, suoni e balli. La serata è patrocinata dalla Fondazione Marrone, dalla Regione Lazio, dalla provincia di Rieti, dalla 7ª Comunità Montana Salto Cipolano e dal Comune di Pescoroppiano e fa parte inoltre della rete di festival promossi dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Per maggiori informazioni scrivere a compagnia.zanni@libero.it. Partirà sabato 25 luglio Tarquinia che ride, la rassegna di teatro comico che intratterrà e allieterà le serate degli abitanti e dei turisti della cittadina del Viterbese fino al 22 agosto con una serie di spettacoli teatrali tutti da ridere nella suggestiva cornice del Chiostro di San Marco. Organizzare l'evento l'assessorato allo spettacolo del Comune di Tarquinia e l'Associazione Culturale Il Capomastro. Direttore artistico della rassegna è Roberto D'Alessandro, attore e regista già noto per essere tra i fondatori del gruppo teatrale I Picari. A inaugurare l'evento presso il Tarquinia Summer Village sarà sabato 25 luglio lo spettacolo Facce Ride Show con Maglio Dovì, uno dei più affermati e poliedrici comici italiani, formatosi presso il Bagaglino e amatissimo dal grande pubblico. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo dell'evento visitate il sito www.robertodalessandro.it oppure il nostro sito www.culturalazio.it. A Tarquinia, in provincia di Viterbo, dal 31 luglio al 1 agosto si rinnova la tradizione della giostra degli sponsali, rievocazione storica del matrimonio tra Sante Vitelleschi e Costanza della Mugliara. La manifestazione ricorda l'anno 1451, quando il nobile cornetano Sante Vitelleschi, conte imperiale e cavaliere per la carriera militare, nipote del vescovo Bartolomeo, si unisce in matrimonio con Costanza d'Anguillara, nobile romana, figlia di Giacomo, che indossa un abito di seta e preziosi. Per l'occasione il comune di Corneto regalò agli sposi massicci boccali d'argento. Per ricordare questo famoso evento si svolgono in questi giorni il corteo storico, il gioco del saracino e una cena medievale in piazza Santa Maria in Castello. Per maggiori informazioni www.culturalazio.it. Sabato 18 luglio si è aperta la mostra personale dell'artista romana Arianna Buonamore, Olimpo, presso la Libreria Moderna di Rieti.
L'Olimpo è una raccolta di ritratti dei principali protagonisti della mitologia greca. Ognuno di essi si racconta tra la fisionomia, l'espressione, i simboli che li rappresentano, vizi e virtù. La passione con cui l'artista ha intrapreso questa ricerca ha origine nella convinzione dell'esistenza di sfaccettature del mito nell'essere umano e nella constatazione di quanto siano umani i miti stessi, nelle loro passioni, nella loro vulnerabilità, ma anche nel coraggio e nella determinazione con cui si battono per perseguire i propri obiettivi. La mostra sarà visitabile fino al 16 agosto in via Garibaldi 272. Per maggiori informazioni visitate il sito www.culturalazio.it. Il 12 settembre 2009 a Fiuggi, presso il Teatro Tenda a Palafiuggi, si terrà il Concerto per i diritti umani, presentato dall'Associazione per i diritti umani e la tolleranza ONLUS. L'obiettivo che si prefigge è quello di presentare e far conoscere in particolar modo ai ragazzi gli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ad esibirsi ci saranno Sugar Free, Antonino, Giovanni Baglioni, Barbara, Ania, Carlotta, Neia, Viola Valentini e tanti altri. Presenta Paolo Vita, ingresso libero, apertura porta, ore 20. Per maggiori informazioni visitate il sito www.comune.fiuggi.fr.it. Inizia il 17 settembre la Festa Nazionale dell'Altra Economia a Roma, nello spazio unico in Italia della Città dell'Altra Economia a Testaccio. Una festa pensata per promuovere e valorizzare le realtà che costruiscono quotidianamente esperienze di un'economia altra, come l'agricoltura biologica, il commercio eco-solidale, il consumo critico, la finanza etica, il risparmio energetico e le energie rinnovabili, l'open source. Il programma dell'evento prevede spettacoli, conferenze, animazioni e aree espositive sui vari settori dell'altra economia. Per maggiori informazioni visitate il sito www.altraeconomia.it.